In nome del popolo italiano, la Corte visi gli articoli 605-530 Codice di procedura penale, in parziale riforma della sentenza 28 ottobre 2010 del Tribunale ordinario di Milano, assolve Regolo Paolo dai delitti ascritti limitatamente alle cartelle 13-912-6-2006, 5-897-05, 12-504-05, 3-029-06, 3-792-06, 6-926-06, 9-195-06 per non aver commesso il fatto e dai restanti delitti perché il fatto non costituisce il reato. Vercesi Augusto dai delitti ascritti perché il fatto non sussiste. Visto l'articolo 533 Codice di procedura penale, riconosce a Bassanino Eleonora circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e riduce la pena inflitta ad anni 1, mesi 11, giorni 1 di reclusione, pena sospesa e non menzione. Ridetermina in anni 2, mesi 3, giorni 1 di reclusione la pena inflitta a Raponi Giorgio. In anni 2, mesi 3, giorni 6 di reclusione la pena inflitta a Baldini Mario. Escludo l'aggravante prevista all'articolo 574 numero 4 codice penale e riduce ad anni 4, mesi 4, giorni 15 di reclusione la pena inflitta a Panzera Marco. In accoglimento dell'appello incidentale del Procuratore della Repubblica ridetermina in anni 9, mesi 9 di reclusione la pena inflitta a Presicci Pietro Fabio. Conferma la pena inflitta a Brega Massone per Paolo. Visto l'articolo 538 Codice di procedura penale, revoca le estradizioni civili emesse a carico degli imputati Vercesi, Regolo, Bassanino e Panzera, limitatamente per quest'ultimo alla condanna in favore di Russo, Renato e Patrizia, quale eredi di Raff Dora. Rigetto l'appello proposto dalle parti civili Noto Mariano e Busto sul Capuma Carmen. Accoglie l'appello della parte civile Antognazza Alessio e determina in euro 80.000 l'importo della provvisionale. Visto l'articolo 541 Codice di procedura penale, revoca la condanna di Panzera al pagamento delle spese processuali nei confronti di Bonfanti Rovena, Doni Angelina, Scordo Alfredo, Nardi, Cristina e Nicoletta, Loia Giovanna, Fracchiolla Francesco, Laura Giuseppe, Russo Manno Francesco, Ridini Luigi, Monsellato Eleonora, Mariani Oscar. Condanna Brega Massone, Presicci e Panzera, in solido tra di loro e con l'Istituto Clinico Città Studi, già Casa di Cura Santa Rita, a rimborsare le spese processuali del grado alle parti civili Busto sul Capumal, liquidati in euro 5.000 oltre accessori, cioè IVA e Cassa Previdenza. Avvocati Castro Rivera, Cesa Santiago, liquidati in euro 5.000 oltre accessori, Fricano Paolo, liquidate in 5.000 oltre IVA e Cassa Previdenza, distratte in favore dell'avvocato Roberta Scordo. Brega Massone e Panzera in solito tra loro e con l'Istituto Clinico Città Studi, già Casa di Cura Santa Rita, a rimborsare le spese processuali del grado alle parti civili Rizzitano Giovanni, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, San Giovanni Francesca, liquidate in euro 2.350 oltre accessori, Eredi Grillo Maria, liquidati in euro 5.000 oltre accessori e distratte in favore dell'avvocato Paolo Sorlini. Danova Piero, liquidati in euro 5.000 oltre accessori, distratte in favore dell'avvocato Alberto Tanzi. Brega Massone e Presicci, in solito tra loro e con l'Istituto Clinico Città Studi, a rimborsare le spese processuali del grado alle parti civili Gallo Albarosa, liquidati in euro 5.000 oltre accessori, Laura Giuseppe Mariani Oscar, Nardi Nicoletta e Nardi Cristina, Ridini Luigi, Russo Manno Francesco, Monsellato Eleonora, Doni Angelina, Bonfanti Rovena, Fracchiolla Francesco, Scorda Alfredo, liquidate complessivamente in euro 15.000 oltre IVA e Cassa Previdenza, distratte in favore dell'avvocato Roberta Scordo. Sufi Abdullamin, liquidati in euro 1.687 oltre accessori. Antognazza Alessio, liquidati in euro 5.000 oltre accessori. Fazzino Salvatore, liquidati in euro 5.000 oltre accessori e distratte in favore dell'avvocato Roberta Guida. Averion Jason, liquidati in euro 5.000 oltre accessori. Oliva Maria, liquidati in euro 5.000 oltre accessori.
Fittipaldi, Maria e Anita, in qualità di eredi di Messutti Celestina, liquidate in complessivi euro 5.000 ciascuna, oltre IVA e Cassa Previdenza. Squintani e Giuliana, liquidate in complessivi euro 5.000, distratte in foro dall'avvocato Cristina Cremonesi. De Siena, Domenica e Dalila, liquidate in euro 5.000, oltre accessori. Russo, Patrizia e Renato, nella qualità di eredi di Rafdor, liquidate in euro 5.000, oltre accessori. Brega, Massone, insolito con l'Istituto Clinico Città Studi, a rimborsare le spese processuali del grado alle parti civili Carina Barbara, liquidate in euro 5.000 e distratte oltre accessori e distratte in foro dall'avvocato Cristina Cremonesi. Pelozzi Marinella, liquidate in euro 5.000 oltre accessori. Aloia Giovanna, liquidate in euro 5.000 oltre accessori e distratte in favore dell'avvocato Roberta Scordo. Baldini, Brega Massone, Panzera, Presicci e Rapponi, insolito tra loro e con l'Istituto Clinico Città Studi, a rimborsare alla parte civile Medicina Democratica, Movimento Lotta per la Salute Onlus, le spese processuali del grado, che liquida in euro 5.000 oltre accessori. Brega Massone, Presicci e Panzera, insolito, a rimborsare alla parte civile Portaluri, Mario, le spese processuali del grado, che liquida in euro 5.000 oltre accessori. Presicci e Panzera, insolito, a rimborsare alla parte civile Marcatti Maria, le spese processuali del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, distratte in favore dell'avvocato Stefano Amodeo. Baldini, Brega Massone, Panzera, Presicci e Rapponi, insolito, a rimborsare le spese processuali del grado alla parte civile Regione Lombardia, liquidate in euro 3.600. ASL Città di Milano, liquidate in euro 5.000. Ordine Provinciale Medici Chirurghi Odontoiatri di Milano, liquidate in euro 5.000 oltre accessori e distratte in foro dall'avvocato Enrico Pennasilico. Consumatori, liquidate in euro 5.000. Cittadinanza Attiva Onlus Tribunale Diritti Malato, liquidate in euro 5.000 e distratte in foro dell'avvocato Tobia Giordano. Brega Massone, Presicci insolito, a rimborsare le spese processuali del grado alla parte civile Fittipaldi Giuseppe, Salvatore e Vincenza, in qualità di eredi di Messutti Celestina, liquidate in euro 5.000, oltre accessori. Andraues Mongi, liquidate in euro 2.424, oltre accessori. Zito Simona, liquidate in euro 5.000, oltre accessori. Penna Francesca Giuseppe, liquidate in euro 3.300, oltre accessori. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Visto l'articolo 544,3 codice di procedura penale, indica il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza. L'istanza volta alla revoca o modifica della misura cautelare in corso nei confronti dell'imputato Brega Massone Pierpaolo è rigettata dalla Corte, ritenendo che al giudicato cautelare già esistente non si siano aggiunti ulteriori elementi in favore dell'imputato e che l'unico elemento sopraggiunto è soltanto della conferma della condanna in primo grado. L'udienza è tolta.